La domanda è: che ostacoli avete trovato allora voi in questi anni tra i due governi e poi la partecipazione al governo Draghi per far approvare un extra profitti? Guardi, è chiaro che ci criticano, ci snobbano, ci accusano di demagogia, ma poi, pur non volendolo ammettere, sono costretti a darci ragione. Noi è da un anno che stiamo dicendo che bisogna tassare gli extra profitti delle banche. Addirittura a marzo di quest'anno, il 15, abbiamo presentato una proposta di legge, qui ci sono i nomi dei miei colleghi che l'hanno firmata, che diceva proprio quello che avete detto voi nel servizio, quindi di tassare per questi circa 10 miliardi, 7-10 miliardi le banche e poi aiutare i cittadini italiani a pagare i mutui, perché c'è stato questo aumento degli interessi. Noi siamo in attesa di leggere il testo perché, come diceva lei, ci abbiamo già provato anche con Draghi. Draghi, così come ha fatto la Meloni, si convinse e disse di sì, però poi il testo di Draghi non era quello che volevamo noi, quindi speriamo che non sia un bluff quello della Meloni così come ha fatto Draghi. Comunque, che dirle, meglio tardi che mai. Peccato però che il tardi della Meloni lo paghino le famiglie italiane. Allora, giro in tono dubitativo, diciamo, la riflessione del leader di Azione all'onorevole Gubitosa. Cioè, la politica non è questo, sedersi, incontrarsi senza lo scontro, ma trovando insieme una soluzione? Guardi, l'unica discrasia che io noto è che questa legge del salario minimo il Movimento 5 Stelle l'ha presentata ad ottobre del 2022, dell'anno scorso. Il governo all'inizio ha detto che non se ne parlava proprio. Poi, quando è arrivata nella Commissione Lavoro alla Camera, l'unico confronto che ha avuto con noi è stato quello di fare un emendamento soppressivo che sopprimeva tutta la legge, per poi farla arrivare in aula, così come l'avevamo presentata noi, e rinviare tutto a settembre. Poi all'improvviso, dopo che ci hanno bocciato tutto, il 15 agosto vogliono parlare di salario minimo con il Parlamento chiuso e l'ultimo Consiglio dei Ministri prima dell'estate già fatto. Bene, noi siamo disponibilissimi a lavorare anche ad agosto se necessario, però è chiaro che ci sentiamo un po' presi in giro, però vediamo come andranno avanti le cose, cerchiamo di parlare di temi e quindi di affrontare la tematica con questo governo. Fatto sta che fino a 15 giorni fa l'unico confronto che avevano avuto era quello di cancellare la legge, un solo emendamento che distruggeva la legge in toto. Poi all'improvviso ad agosto, cioè, Renzi, vabbè, non viene perché evidentemente i confronti lui li fa solo, Italia Viva li fa solo al Twiga e quindi a Palazzo Chigi non vengono. Comunque noi ci saremo, abbiamo tanti dubbi proprio per i tempi, così come le ho detto, però siamo presenti. Che il governo ha dato un'apertura sul salario minimo, quindi non è che riceve così solo per parlare, il governo ha dato una chiara apertura, quindi fino a 15 giorni fa voleva eliminare la nostra proposta di legge, oggi ha aperto, apre questo tavolo, quindi evidentemente ha cambiato idea, ma così come ha cambiato idea l'abbiamo visto prima sugli extra profitti, l'ho detto prima, ci criticano, ci snobbano, ci ridicolizzano così come tenta di fare ogni volta Capezzone, ma poi davanti ai fatti sono costretti a darci ragione. No, Gubitosa, le chiedo questo. Premesso che Napoli ha il numero più alto di percettori d'Italia, siamo attorno alle 145-146 mila famiglie, quindi circa 380 mila persone. Domani ci sarà questa manifestazione. A proposito di soffiare sul fuoco, lei non ha timore, ma glielo chiedo da cittadino, che domani insomma la tensione possa alzarsi rispetto a questo tema in una città come Napoli, che è quella che ha raccolto forse di più da questo provvedimento? Guardi, premesso che il reddito di cittadinanza viene preso da tutte le persone in difficoltà, veniva preso da tutte le persone in difficoltà sul territorio nazionale. Detto questo, io mi auguro di no. Questo è un grido di allarme di persone che sono in povertà, che sono state, diciamo, prese in giro, perché sul fatto che il reddito di cittadinanza bisognava fare degli accorgimenti sulle cose che non hanno funzionato, siamo tutti d'accordo, noi eravamo i primi a volerlo migliorare, sappiamo che bisognava rafforzare i controlli per le truffe, che anche se erano dello 0,7% comunque erano dei soldi che dei delinquenti rubavano allo Stato e quindi lì andava fatto un intervento, quindi rafforzare i controlli e poi sicuramente la parte delle politiche attive del lavoro e della formazione
formazione andava migliorata. Ecco, andavano fatti questi percorsi. Ebbene, la Meloni, quando è arrivata al governo, ma l'ha detto anche in campagna elettorale, aveva promesso a queste persone del reddito, che io in questo momento vedo in grossa difficoltà, questo è un grido d'allarme che lanciano, la Meloni aveva promesso i corsi di formazione e il lavoro. Ebbene, dopo che hanno cambiato mille volte il nome allo strumento, si ricorda Mia, tutti quei nomi lì, dopo che avevano detto prima il corso di formazione e poi la revoca del reddito, dopo che avevano detto prima il lavoro, dato che ce n'è tantissimo, poi la revoca del reddito, all'improvviso tutte queste cose qua la Meloni le ha messe da parte e con un colpo di spugna è solo andata a prendersi i soldi dei percettori però del reddito. Fino, e le fino ha a febbraio così, 2024 c'è ancora l'assegno unico universale. Ma come questo assegno unico? È giusto anche il nostro dovere dare tutte le informazioni. Il reddito di cittadinanza continua ad essere erogato a coloro che hanno delle famiglie con delle persone fragili, quindi figli di disabili o persone che non hanno la possibilità di lavorare. Quindi non è il colpo di spugna che ha cancellato, è stata modificata il provvedimento. Guardi, leggiamolo insieme, se so che non ci sono i tempi, ma se leggiamo bene il testo, lo ha completamente cancellato e le persone che lo vogliono prendere, come dice lei, devono andare a trovarsi dove fare i corsi di formazione con società private, poi ha scaricato sui servizi sociali, se qualcuno è in difficoltà sui servizi sociali, e qui i primi ad andare in allarme sono stati i comuni, che hanno anche a trazione centrodestra, hanno detto ma noi non siamo strutturati per farlo, poi per i corsi di formazione ha scaricato di nuovo sui centri per l'impiego che già erano in difficoltà perché i presidenti di regione per boicottare il Movimento 5 Stelle non l'avevano potenziati con i soldi che gli avevamo dato, quindi anche i presidenti di regione sono in difficoltà. Ebbene dottoressa, con il reddito di cittadinanza la Meloni per prendersi i soldi e farsi altre cose e quindi accontentare le solite lobby promesse da campagna elettorale li ha completamente messi in disperazione e quindi in maniera pacifica, perché io ricordo che anche il Movimento 5 Stelle manifesta sempre in maniera pacifica, c'erano oltre 20.000 persone in piazza, non so se si ricorda, per il reddito di cittadinanza su Roma, non abbiamo lasciato e i cittadini non hanno lasciato una carta a terra, quindi se lei mi dice è preoccupato che un percettore del reddito possa fare gesti di disperazione, io spero con tutto il cuore di no. Ed eccolo qua. La cartina, anzi eccola qua la cartina che ci mostra dov'è Ascensione, detta all'italiana. Siamo a 6.800 km da Londra, 8.200 km da New York. Come vedete ben distante anche dalla costa dell'Africa, dalla Namibia, dall'Angola, dal Gabon, per farvi vedere di cosa stiamo parlando. Allora chiedo a Gubitosa, se lei fosse un parlamentare eletto non a Palazzo Chigi, non nel Parlamento italiano, non a Montecitorio, ma nel Parlamento di Sunak, avrebbe visto con favore o avrebbe votato contro queste decisioni del Premier Sunak? Guardi, io ho letto che è ancora tutto, diciamo, da definire e che potrebbero essere delle soluzioni provvisorie. Le dico che già ho letto anche che ci sono dubbi sulla sicurezza di questa soluzione, quindi con uno sguardo da lontano voterei no, però le dico anche il motivo, perché la rigidità contro i migranti senza trovare soluzioni strutturali non porta a nulla e qui in Italia lo abbiamo visto con il governo Meloni. Il governo Meloni, la Meloni, soprattutto in campagna elettorale e quando era all'opposizione, voleva utilizzare la soluzione più rigida che c'era. Se lo ricorda il blocco navale? Il blocco navale della Meloni? Ebbene, quando la Meloni è arrivata al governo con questa rigidità, lei deve sapere che a parità di tempo con il governo Meloni rispetto ai governi precedenti i migranti si sono triplicati, cioè la Meloni con la sua rigidità senza soluzioni strutturali ha fatto triplicare i migranti, quindi questo cosa le fa capire? Che ha salvato migliaia di vite, Gubitosa, perché lei sa che la nostra Guardia Costiera continua a salvare vite.
Guardi, grazie a Dio che continuano a salvare vite, però quando c'eravamo noi al governo e i migranti erano 3-4 volte in meno, ci dicevano che noi eravamo degli incapaci perché dovevamo fare il blocco navale. E dov'è oggi il blocco navale della Meloni? Salva le vite la Meloni, bene, ma il blocco navale su cui ha preso tanti voti facendo credere agli italiani che noi eravamo incapaci a non saper gestire i migranti e che lei aveva tutte le soluzioni? Propaganda che si è scantata contro la realtà. Un'offesa alla cultura, all'arte e al decoro. Chi ancora non aveva notato il grosso graffito sull'arco della Galleria Vittorio Emanuele in Piazza Duomo a Milano, alza lo sguardo e resta senza parole. Vandalizzato ieri sera da 3 ragazzi vestiti di nero, il monumento ora dovrà essere ripulito con tutte le attenzioni del caso, soprattutto tecniche e logistiche. È veramente uno schifo, cioè ha rovinato tutta l'architettura della galleria, per questa scritta poi senza senso, cioè bruttissima, senza senso sinceramente, poteva anche risparmiarselo. A me piacciono i murales, mi ha fatto... messo così su una cosa famosa così, no, storica, no, assolutamente. Secondo l'ipotesi finora più probabile, i 3 avrebbero raggiunto il frontone passando attraverso un locale che affaccia sulla piazza. Poi avrebbero realizzato il graffito indisturbati tra i fischi e le urla di passanti e turisti per poi dileguarsi nella notte. No, non si fa. Peccato. Lo facciano a casa propria, in camera da letto, no? Poi un valore di tutti, perché rovinarlo in quel modo? Peccato. E poi devono ripulire, suppongo, cioè spero ripuliscano. Le indagini sono ancora in corso. L'assessore alla sicurezza del Comune di Milano ha fatto sapere che l'azione non resterà impunita. Stiamo cercando di individuarli con la polizia locale per consegnarli alla giustizia affinché proceda come bisogna fare nel rispetto delle leggi e dei nostri monumenti. E poi stiamo cercando di fare tutto quanto possibile per restituire subito il monumento ai milanesi, pulire, togliere le scritte e darlo a restituire. Alla nostra città. Il ministro alla cultura Gennaro Sangiuliano lo ha definito un atto gravissimo che va punito, ricordando che a breve sarà votato alla Camera il decreto per contrastare l'azione degli ecovandali. A Milano l'ultima moda tra i writers si chiama back jump, ovvero l'assalto di un treno della metropolitana in servizio con i passeggeri a bordo per imbrattarlo durante la fermata in una stazione. Agiscono sicuri e veloci, colpiscono tutte le linee, filmano i loro atti vandalici e poi li postano sui social come trofei in cerca di fama, like e consensi, tanto facili quanto effimeri. Purtroppo il fenomeno dell'imbrattamento sta assumendo negli ultimi mesi a Milano, ma non solo nei più grossi centri urbani, una deriva vandalica, legata molto probabilmente anche a una minore azione di contrasto e di contenimento da parte delle istituzioni e delle forze dell'ordine. I numeri della sfida social dei graffitari sono impressionanti. 8 assalti solo nel mese di giugno, 3 bersagli degli attacchi e il deposito ATM che vedete alle mie spalle. In alcuni casi il personale se n'è accorto in tempo ed è riuscito a sventarli. 130 episodi nel 2022 che sono costati ad ATM, l'azienda che gestisce il trasporto urbano, 50.000 euro per la pulitura. 1.350 writers attivi nella sola Milano, 340 crew, cioè i gruppi che si sfidano coi rulli e le bombolette spray. ATM ha dichiarato guerra al fenomeno del vandalismo con 150 guardie giurate, 1200 telecamere e una centrale operativa in funzione 7 giorni su 7. Condanniamo questi atti vandalici senza se e senza ma. Poi però le aggiungo che gli attivisti di ultima generazione, nonostante anche lì condanniamo l'atto vandalico, lì però noi ci facciamo la domanda sul tema, cioè nel senso vanno ascoltati, quindi condanniamo l'atto vandalico, ma il ministro ha fatto bene ad ascoltarli perché il tema che sollevano invece è un tema vero, nonostante il Movimento 5 Stelle sia contro questi vandali. Dopodiché è vero che il sindaco Sala deve garantire la sicurezza del proprio comune, però i fondi li stabilisce il governo e una delle mie più grandi preoccupazioni di questo governo è che non sta facendo nulla per la sicurezza, non dà i fondi per la sicurezza, le stazioni sono sempre più pericolose e il nostro paese a livello di sicurezza è lasciato allo sbando.